è stata un'attesa lunga, sofferta, però insomma siamo arrivati in fondo, speriamo che almeno ci sia un po' di soddisfazione e anche un po' di giustizia. Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni, colpevoli o innocenti, è il giorno della sentenza a distanza di oltre 7 anni dalla morte di Martina Rossi, la studentessa ligure precipitata dal 6° piano dell'Hotel Sant'Anna di Palma di Maiorca. Il procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi, aveva chiesto per i 2 imputati accusati di morte in conseguenza di un altro reato, la tentata violenza sessuale di gruppo, 7 anni di reclusione. Secondo l'accusa, la ragazza sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. Suicidio, secondo i 2 giovani aretini. Giustizia, su quello ci contiamo molto. Ha parlato con Vanneschi, cosa le ha detto? Ovviamente attende con trepidazione notizie. Non è presente perché? Non è presente perché non è mai voluto essere presente per una forma anche di rispetto nei confronti dei genitori di Martina, nel senso che un processo già mediatico rischiava di essere soltanto una passerella sotto le telecamere. Ed è attesa proprio in queste ore la sentenza di primo grado. Il collegio, presieduto dal giudice Angela Avila, da questa mattina alle 9.30 in camera di consiglio, dopo che procure e avvocati hanno rinunciato alle repliche.